Circa 2 settimane fa avevamo sollevato il problema di queste trivellazioni nella Val di Noto, in territorio ragusano, e accanto a una sorgente d'acqua che approvvigiona per il 70% della risorsa idrica la città di Vittoria. Pur essendo in territorio ragusano, la sorgente, praticamente la più alta e la più importante fonte idropotabile per una città di 60.000 persone, compresa la frazione, i territori limitrofi e le campagne, un bacino almeno di 70-80 mila persone. Grazie all'intervento della prefettura siamo stati informati di tutto il procedimento. Proprio ieri, giorno 9 di questo mese, siamo stati convocati in prefettura, abbiamo avuto un incontro con non solo la prefettura, la Panther Eureka, che è la multinazionale che si sta occupando e ha ottenuto l'autorizzazione regionale per le trivellazioni, e una serie di uffici, tra i quali Genio Civile, ARPA, ASL, eccetera. Questo incontro, che poteva e doveva servire a chiarirci o eliminarci dubbi sull'esito di queste trivellazioni, hanno, se possibile, convalidato ancora di più le mie preoccupazioni e le preoccupazioni della cittadinanza, perché è emerso chiaramente che con le trivellazioni alla ricerca di idrocarburi, di gas, vi saranno ampie possibilità di inquinamento e ampie possibilità anche di deperimento o addirittura il rischio di esaurimento delle falde e quindi della falda acquifera, e quindi la sorgente potrebbe perdere la sua portata o addirittura annullare la sua portata. Sì, ci dicono che è un rischio marginale, un'eventuale possibilità che anzi a livello teorico escludono, ma come si fa a rischiare o a basarsi solo sui controlli ex post in un caso del genere? Io temo che gli interessi di una multinazionale, di una società che ovviamente ha riferimenti nel capitalismo americano, che fa valere, intende far valere legittimamente i propri interessi economici, non possa però essere superiore alla legittima aspettativa di una cittadinanza, di una popolazione che non vuole che si inseriscano turbative a una risorsa naturale come l'acqua. Qualunque intervento verrà effettuato nella fascia di salvaguardia, di rispetto, di attenzione per questa sorgente, non potrà che provocare benefici assolutamente, potrà o lasciare le cose come stanno e ne saremmo felici, o incrinare fortissimamente le potenzialità di erogazione idrica di quella stessa falda acquifera. Questa mera eventualità, mera possibilità, che per chi fa affari capitalistici può essere qualcosa di un segnale trascurabile, per noi è un fatto assolutamente incomprensibile e contro il quale ci schiereremo. Ho chiesto con viva forza che ci sia un intervento dell'assessorato regionale territorio e ambiente che ripensi a questa autorizzazione data. Non possiamo continuare a sfruttare il sottosuolo, a cercare idrocarburi ovunque quando ci sono forme di energia alternativa su cui tutti dobbiamo scommettere di più, ma quel che più conta, anche se restassimo senza una goccia di gas o di petrolio, non possiamo compromettere l'acqua. Come abbiamo già detto altre volte, l'oro blu vale molto di più dell'oro nero e soprattutto non possiamo consentire che per meri interessi economici si rischi di lasciare assetata una popolazione di 60-70 mila abitanti, o addirittura, come ho sentito aleggiare, siccome gli effetti di un probabile inquinamento non si vedono immediatamente, si vedono dopo decenni, intanto operare e poi si vedrà. Io non metto a rischio, non intendo mettere a rischio la salute dei miei cittadini. Chiedo a questo punto la collaborazione non soltanto di tutti gli enti istituzionali che devono rivedere i pareri dati. Provincia regionale di Ragusa ha dato il parere positivo, deve tornare indietro. Comune di Ragusa ha dato il parere positivo, deve ritornare indietro. L'assessorato regionale territorio e ambiente deve sospendere o revocare l'autorizzazione. Sposto nel pozzo in un sito dove non toccano falde acquifere, dove non compromettono esigenze di tutela della salute della gente, e io non avrò nulla in contrario, ma se dovessero persistere, io invoco l'attenzione di tutti, l'attenzione dello scrittore Camilleri, che su questa tematica si è già espresso quando a sollevare il problema è stato il sindaco di Noto, il sindaco di Noto stesso, col quale ci siamo visti e sentiti, che mi ha manifestato la sua solidarietà e si è detto disponibile a intraprendere qualunque azione di protesta civile nei confronti di un insediamento che mette a rischio la tutela, la salute e l'igiene della cittadinanza.